Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo episodio di Age of Wonder 4. Siamo con la nostra orchestra e stavamo praticamente per fare un attacco all'accampamento nemico. Facciamo di nuovo un combattimento manuale, giusto per vederne un altro, ma successivamente, insomma, probabilmente andremo in combattimenti automatici che ci fanno risparmiare un po' di tempo. Mettiamo velocità 2, così non è troppo fastidioso. E allora, spostiamo il nostro eroe qui. Lo facciamo accompagnare da delle spade. Mettiamo le spade sul lato, così che magari ci possono poi fiancheggiare gli avversari. In realtà qua ci dovremo poi aprire un po' di più. Ok, per ora facciamo questo. Perché lui mi dà punti vita temporanei, quindi no. Sì, finisci il turno. Ok, lo ritorniamo sempre qui sul lato. Vabbè, possiamo fare un po' di Ignite. Ma onestamente questi li possiamo prendere in corpo a corpo. E lo farei su di lui che non ha, vedete, non ha il potenziamento. Perché lui sta potenziando tutti questi intorno a lui. Quindi meglio farlo sulla piverna. Ok, carichiamo in corpo a corpo questi uomini. poi direi di mettere lui qui. Lui lo avviciniamo. Con la 4 abbiamo bisogno di un altro po' di spazio. Spariamo sempre alla viverna, cerchiamo di tirarla giù. Con attacco te le tiro giù. No, mi serve un altro. Allora, così no, lo vorrei mettere qua in modo da dare un bel potenziamento a tutti. Ok. Va bene. Lui l'abbiamo mandato in corpo a corpo. Lui lo mettiamo qui. E con lui l'attacchiamo in corpo a corpo. Lo dovremo tirare giù. A posto. E a vita temporanea non serve. Facciamo del Magic Blast su questi. Su questi scheletri. E colpo di scudo che fa? Ah, lo diventa. Beh, carino. Carino il colpo di scudo. Facciamogli un colpo di scudo. Così. Ah, resiste. Mazza, al 90% è riuscito a resistere. Però, non male. Loro giustamente si spostano perché. Corpo a corpo lasciano il tempo che trovano. Quindi diamo fastidio al golem. Diamogli anche l'ignite. Solo che se mi sposto non mi piace. Dovrei prendere del fuoco col mio eroe. Tu non ti puoi muovere. Tu devi fare comunque un passo 50-50%. Potrei dargli dei punti vita temporanei. Sì, gli do punti vita temporanei. Ok. In questo modo. Ok, perfetto. Forse avrei dovuto farlo dopo. Non ci ho pensato, avrei dovuto farlo dopo. Vabbè, poco male. E lui lo mettiamo di qua. Lui lo avviciniamo. Avviciniamo. Lui non possiamo avvicinarlo, quindi un'altra volta. Attacco corpo a corpo. Direi che abbiamo finito, quindi possiamo passare. Un po' di rigenerazione comunque ha avuto il suo perché sicuramente. Forse potevamo tenere i nostri scudi vicino ai nostri giavellottieri. Sarebbe stato forse una mossa un po' più saggia. Vabbè, lui praticamente va giù, quindi vorrei avvicinarmi con i sacerdoti in modo da fargli del danno. Un pochino sostenuto. Guarda, tiragli subito un giavellotto, così ce lo togliamo dalle scatole. Adesso gli facciamo un ignite a loro. Ok. Dovremmo tirarli giù, vediamo un po'. Sì, perché poi c'hanno il blaze, quindi sono bruciati. Penso che ci siamo. Ah, ha resistito. Vabbè, andati giù. Vai.
Vabbè, giustamente lui si potenzia, possiamo tranquillamente andare in corpo a corpo, tanto sono dei sacerdoti, quindi li tiriamo giù rapidamente. Ok, 18 drift, mi sembra si chiami drift a sta risorsa, adesso non ricordo. Abbiamo preso 60 di produzione e l'anello della rigenerazione, che mi cura del 10% del massimo dei miei punti vita come vita temporanea, alla fine del turno di combattimento, e mi cura 10 punti all'inizio del turno della mappa del mondo. Quindi diciamo che questo anellino fa proprio al caso nostro. Però mi dovrei togliere... Beh, non è male. Non era male nemmeno l'altro anello, ma vabbè, forse un po' di rigenerazione potrebbe aiutare, ragazzi, quindi preferisco. Allora, che ci abbiamo di papabile? Non mi sembra che ci sia un'esplorazione degna di questo nome adesso. Qua abbiamo una costa che non mi piace. Allora, voi vi tengo un attimino qua. Abbiamo fatto il level up sul nostro eroe. Allora, abbiamo la possibilità di fare il level up sulla capacità di guerra, capacità magiche e supporto. Ovviamente, insomma, noi andremo su probabilmente... Allora, Bloodlust ci cura praticamente quando combattiamo e mi dai anche un po' di forza. Primal Mark. Il primo attacco melee che facciamo in combattimento fa anche del danno da veleno. Oppure l'attacco base diventa... Praticamente mettiamo le armi infiammate. Beh, archery sicuramente no. Abbiamo già fighting al 2. Potremmo fare le armi infiammate. Questo non sarebbe brutto. Anche difesa in realtà. Un po' di evasione, un po' di difesa. Quanto abbiamo in difesa? 3. Vabbè, ma ci abbiamo tanto di... Ci abbiamo tanto di... Di rigenerazione dei punti di vita. Forse sprint, ma... No. Direi l'arma infuocata. Vai. Allora, tra l'altro, noi eravamo anche pronti, penso, per lanciare... Ah no, ci manca ancora un turno. Abbiamo... Oh, abbiamo un nuovo level up qui. Le unità di livello 1 costano meno 30% di upkeep. Che non è male, eh. Che non è male. Questo non mi dispiace, onestamente. Quindi io me l'andrei a prendere. 75 di Imperium, ma riduco l'upkeep delle unità di livello 1, quindi sono abbastanza economiche. Allora, qui siamo arrivati a bordo mappa, quindi... Noi dove siamo? Fatemi vedere. Totalmente a sinistra. No, in alto a sinistra, quindi... Allora, siamo al centro in realtà. Quindi ci possiamo espandere verso queste due direzioni. Quindi io porterei il mio esploratore, direi di qua. Vediamo cosa c'è. Potremmo anche spostarci via mare. Questi che sono delle carte. 46 punti conoscenza. No. Possiamo prenderci un altro territorio. Allora, attualmente abbiamo un granaio e una miniera. La crescita attualmente è buona. Forse farei un'altra miniera. Guadagniamo anche 10 di monete, che non è male. Tanto qui abbiamo il pesce che ci può aiutare a crescere, quindi... Farei un'altra miniera, sì. Ok. Abbiamo altri ordini. Guarda, prendi subito il campo. Abbiamo scoperto una nuova location, che è Oracle Woods, Ancient Wonder. Va bene. Di livello 1. Conta come un condotto che mi dà più 5 di Imperium, più 20 di mana. E più 2 di mana per condotto. Quindi diciamo una cosa che potrebbe essere utile. Allora, guarda, tu vai in Auto Explore. E vorrei che tu però mi vai un attimino qua sotto, andiamo a vedere che ci sta. E possiamo lanciare la magia, mi costa 12 di upkeep, io ho più 8, quindi adesso non la facciamo. Non la facciamo adesso, devo migliorare un pochino le mie capacità magiche. Sono un po'... guadagno più 8 è veramente poco. Allora, Meeting Nefarious Gotarem, loro sono una città libera. E volete una Whispering Stone per iniziare a negoziare.
Ma sì, dai, iniziamo a negoziare con loro. Allora, io perdo 170 gold, però guadagniamo un pochino di relazioni migliorate con loro. Ma sì, dai, miglioriamo le relazioni anche perché sono dei fratelli orchi anche loro, quindi abbiamo, diciamo, delle affinità. Non voglio entrare nell'Underground Pass, quindi non mi interessa. No, non voglio passare. Però voglio aprire la diplomazia con te. E ti do una mia Whispering Stone, quindi che mi serve praticamente per migliorare ulteriormente le relazioni con loro. E tu vai in Auto Explore. Abbiamo sbloccato Immolazione, che insomma non è male, vediamo che cosa possiamo sbloccare. Primary Mark, Primary Strike incrementa il danno fatto dal primo attacco in combattimento. Oppure, ah, lui è carino, mi dà velocità sui miei scout, quindi esploro più velocemente, va bene. Allora, io ho bisogno di mana per attivare quella magia. Ma sì, per 2 turni più 10 di mana, così abbiamo le armi infuocate. Non costruirei delle unità adesso. E passiamo. Bisogna anche di farmi un nuovo outpost, solo che non trovo delle zone molto papabili, diciamo. Possiamo annettere una nuova provincia. Allora, qua abbiamo un'altra miniera. Solo che non ho un granaio. No, vero? C'ho una farm qui. Beh, potrei prendermi qui una. Però poi perdo 10. Perdo 10 di soldi. Che questo onestamente mi dispiace un po'. Allora, ci potremmo pure pensare di espandere un attimino sul lago. Potrebbe essere una cosa buona. Tu ti sei mosso. Vai, passiamo. Sì, mi vorrei espandere verso il basso, perché vedete qua sono arrivato ai confini della mappa. Adesso abbiamo 18 di income. Infatti qua abbiamo bisogno di due farm. Qua però posso fare uno shipyard che mi dà più 10 di income. Oppure un vendor. Workshop pure non è male. Allora, facciamo un workshop che mi potrebbe aiutare. Mi potrebbe, insomma, dare supporto. Allora. Qui che ci abbiamo dei troll, nulla di preoccupante. Forse qua sotto ci potremmo espandere. Che ci sta qua? Food stash, Astral Dew. No, tutte cose che non mi interessano. Quanto ci mettiamo per avere un patto di cooperazione? Ti do 30 punti per migliorare un pochino. Sì, facciamolo. Miglioriamo un attimino le relazioni con loro. E paghiamo 8 per ricevere 10 di mana. Considerando che la nostra income non è altissima, direi di farlo. Ok. Ci spostiamo. Qui ci potrei mettere una città. Qui pure. C'è anche una foresta qua sopra. Spostiamoci verso la foresta. Lanciamo la nostra magia che fa diventare praticamente di fuoco le nostre armi. Quindi che è perfetto. E possiamo prendere un nuovo potenziamento. Più guadagni più 3 gold per unit tier quando un'unità uccide in combattimento. Quindi praticamente maciniamo soldi. Pure questa non è male. Perché ci fa guadagnare 50 di conoscenza per livello di eroe sconfitto in combattimento. Qua che ci abbiamo poi? Vabbè, lo leggiamo più avanti. Io mi prenderei questo sicuramente. Qua che ci abbiamo? Fondare o assorbire una città richiede meno 2 turni. No, andiamo un attimo lui, vai. Perfetto, abbiamo preso dei potenziamenti in più. Abbiamo avuto successo con le nostre negoziazioni e direi di passare il turno. A breve iniziamo a tirar su anche un nuovo esercito. Ma anche qua sotto potremmo stare. Qua c'è un Lich. Che cos'è? Una Banshee. Carino. Allora, Hunger of Misfortune.
Devo dealt with blessed soul. Ok, mi dai una race relation e un mystery bonus. Possiamo accettare oppure io decliniamo la quest, però perdiamo stabilità. No, non mi piace, accettiamo la quest. E dobbiamo andare qua sotto, quindi dobbiamo distruggere questi ragazzi. Vai, andiamo. Tanto siamo pronti. E oh, abbiamo sbloccato il potenziamento per i nostri scout, che vado subito ad accettare. E qua mi evochi un piromancer. Questo potrebbe essere utile. Ho bisogno della vittoria. Le unità hanno un po' di fortuna con il critical hit aumentato. No, io andrei con un piromancer. E quanto mi costa mantenere sta roba? Non tantissimo, però mi costa 70 lanciare la magia. 2 turni, va bene. Ci mettiamo 2 turni perché abbiamo 30 di punti magici al giorno. E penso che possiamo. Allora, facciamo un vendor e tiriamo sull'esercito. Mettiamo un guerriero, intanto. Finiamo il turno. Tra l'altro, mi posso anche espandere. Adesso voglio capire un attimino. Beh, questa non è male comunque come zona, eh. Ci abbiamo una watchtower. Poi ci abbiamo una vena di oro. Magical material. Un deposito di iron. Oracle. Questa non è male. Ok. E direi che possiamo passare. Devo pensare al Inferno Puppi. Take reward. Ok, un altro animalaccio che lo portiamo qui. Ok, boostare l'alleanza. Ah no, non c'ha senso. Che possiamo fare però? Che abbiamo sbloccato la capacità di fare le strade. Sì, lo facciamo. Praticamente. Ah no, cavolo, questo è lo scavo, ho sbagliato. Era questa la strada, mannaggia, ho fatto un errore. E vabbè, e poco male, dai. Finiamo il turno e poi facciamo questo combattimento che sarà abbastanza semplice. Insomma, potremmo anche farlo in automatico, in tutta onestà. Non c'è bisogno di andare. Tutte le unità d'attacco hanno 10% di morale. Oppure perdiamo. No, facciamo questo col morale e facciamo auto. Non dovremo perdere. Non ci credo, ho perso un guerriero. Pazzesco. Pazzesco, no? Me la combatto. Non vado a perdere un guerriero, sinceramente. Cioè. Assurdo. Mettiamo velocità 3. Tanto, insomma, è una battaglia abbastanza semplice. Andiamo avanti l'eroe, che è quello un pochino più tankoso. Giavellottiere ai lati. Dove puoi entrare là dietro? E tu qui. E tu qui. Vai, sì. Allora, io ti posso lanciare Ignite. Altrimenti ci abbiamo Immolate. Però voi non state bruciando. No, facciamo di molite, basta, Ignite va più che bene. E guarda, lancia questo. E io mi schiererei. Potrei anche schierare. Voi adesso giustamente siete abbastanza vicini, quindi. No, muoviti. Questo che cos'è? Rotate? Non c'ho linea di tiro. Vai. Qua ci mettiamo loro. Qua lui. Qua lui. E voi qua. Ok. Allora, attacca col Magic Blast. E vai. Boom. Così lo teniamo sul fuoco. Questa è, diciamo, la chiave di questa manovra. Possiamo pure provare a stunnarlo. 81%. Ovviamente. Quando 81%. Quando mai? Mazza che croc che mi ha tirato. E li possiamo tirare. Possiamo tirare anche un ignite qui. Così noi continuiamo a bruciare. Allora lui lo voglio avvicinare.
E tu ti prendi, anzi, avviciniamo prima lui. Così mettiamo il buff ad area che ci dà vita temporanea e rigenerazione. Con lui spara sempre su di questo qua. Ora con i miei orchi ci mettiamo qua vicino e proviamo a fare uno stun. 66%. Niente, ha resistito, non ti pare. Attacchiamo col nostro eroe, così i primi colpi li prende il nostro eroe. Ok, perfetto, e questo è andato giù. Finiamo il turno. Boom. Ottimo. E andiamo sempre con il lancio del giavellotto. Non c'è bisogno di fare altre magie, tanto siamo abbastanza grossi, quindi... Vai. Perfetto. Oh, molto meglio, eh. Molto meglio. Allora, questa vittoria proviene da tutti i guerrieri e ci dai del draft. Oppure una produzione, oppure Imperium. Un montone di Imperium. No, io prenderei produzione. Mi hai dato un orco, va bene. E a questo punto quasi quasi farei il potenziamento successivo, il Town Hall. Abbiamo fatto un guerriero, facciamo lui. Bene, e ci possiamo espandere. E io mi prenderei forse una miniera. Ok, quindi la missione l'abbiamo terminata, loro sono contenti. Bene, potremmo anche prendere l'Europa come città libera. Guarda, tu torna qua giù. Questo che cos'è? NPC. Io volevo andare. Volevo andare qua sopra, quindi possiamo lanciare l'incantesimo. Lo lanciamo, così loro si muovono più velocemente. Poi tanto semmai possiamo sempre disattivarlo e finiamo il turno. Oh, abbiamo incontrato un ragazzo. Gli mandiamo un welcome gift. Tu sei anche buono, quindi insomma, non siamo proprio. Non siamo proprio in buoni rapporti. Quindi, dai, proviamo a mandarti 50 monete. E questo è il primo che tireremo giù. Allora, che cosa abbiamo prodotto? Il nostro potenziamento. Possiamo fare un altro po' di produzione. Il mana potere 14 a turno non è molto però, eh. 14 a turno è veramente poco. Poi mi porti a questo. No. Forse un mana obelisk potrebbe aiutarmi un attimo. Giusto per avere un po' più di mana da giocare comunque in combattimento. Possiamo fare un nuovo level up. Allora, potrei prendere una nuova miniera che è qua su. La Gold Vein però è occupato. Oppure una bella farm. Iniziamo a essere scarsi un po' con le farm, eh. Io prenderei forse una farm, sapete? Giusto per averne due. Avanziamo. E ci andiamo a liberare questo territorio. Solo che qua non ho aggro. Forse qua sopra potrei pensare a una colonizzazione. Qua sotto c'ho lui. Potrei prendermi queste province qua, che sono un po' comunque, mi pare di capire. Non sono pochissime. E poi magari mi prendo questa parte qua sopra. Io direi di iniziarci subito a lavorare. È da liberare tutta, però. È da liberare tutta. Ah, posso utilizzare il Pathfinder qui. No, non utilizziamo il Pathfinder. Però questa non è male, continua a esplorare. Ok, e tu ti fermi. Ah, sì, ho necessariamente bisogno di una nuova città. Non la potrei fare, la potrei volendo fare anche qua in mezzo in realtà, però qui che cazzo è un drago? 522, io che ti faccio? Vai qui. Iniziamo ad addestrare delle unità di livello 2, ragazzi. Un War Shaman, no. Una Fury, un Pyromancer.
Piromancer potrebbe essere buono. Mi costi 12 in upkeep. Oppure una fiori. Non ho effettivamente degli archi decenti. C'ho solo guerrieri. Non ho però dei potenziamenti sugli archi. Il War Shaman, mi sa, è quello che già ho. Esatto. Quindi direi di fare uno sciamano. Iniziamo a pulire. Questi quanti so? 235. Allora, portiamoci anche i ragazzi. I fratelli orchi. Così siamo due eserciti. Siamo un po' più grandi. 786. Combattimento automatico. Bene. Abbiamo collezionato 12 monetine. Staffa del Rising Undead. Quindi possiamo far risorgere i morti con questa staffa. E abbiamo anche fatto un level up. Allora, su questo level up io mi andrei a fare fighting di secondo livello, che ci dà del danno aggiuntivo. Quindi vai. Da qui... come siamo messi con loro? Possiamo fare un boost? Oppure... Guadagno uno di popolazione. Le strade non sono male. Qua mi dai un CDK più uno e qua mi dai le strade. Prendiamoci le strade. Iniziamo a costruire le strade. Quindi... E dopo ci sganciamo un ragazzo che mi inizia a costruire le strade. E abbiamo sbloccato una nuova unità che è il Pyromancer. E possiamo cambiare tomo. Allora, che possiamo prenderci? Di fuoco che ci abbiamo, del caos, le orde, Houndmaster, un'unità di tier 2, Summon Irregular, non scout unit tier che possono essere prodotti in una città. Questa non sarebbe male, le orde. Mi aiuta magari a fare un po' di caciara. E poi mi dà comunque dei punti sempre su il Chaos Affinity. Poi mi dai Battle Seeker Tracking. Vai, selezioniamo il tomo del Chaos. Ok, e prendiamoci Round Master. Ok. Abbiamo preso delle risorse strategiche, Rainbow Clover, che ci dà più 100 di relazioni con le città libere e i ruler, che insomma non è male. Ti posso dare un altro ordine che per ora non ti do, passiamo. Oh, abbiamo incontrato una regina. Una regina che con anche lei 4 di ordine, 3 di natura e 1 di affinità magica. Beh, diamogli un regalino, tieni. Ok. Nuovi ordini ancora non li possiamo fare, quindi ripassiamo il turno. Okay. Abbiamo delle unità che sono un po' grosse. Questa è grande. Oh, un altro fratello orco. Allora, I will help you achieve your bloody ambition. Beh. Allora. No, però, onestamente, però è un'opzione cattiva. Ivar diventa il nuovo ruler. Guadagniamo 18. Non sarebbe male. Eh sì, dai. Siamo cattivi, facciamo i cattivi fino in fondo. Quindi qua adesso è cambiato ruler, infatti è lui. Siamo un pochino più avanti per fare un vassallaggio e poi integrarli all'interno del nostro impero. Mi piace questa cosa. Allora, qui abbiamo un esercito di scheletri e viverna. E qui abbiamo invece... Cos'è questo? Living Fog, unità TR 4. Fantasmi. Allora, in realtà potremmo anche farlo, quel combattimento. Però prima mi metto qui. E guarda, tu fai una strada che ci porta qua giù, quindi si è a costruire le strade. E io direi di terminare qua l'episodio, ragazzi. Comunque abbiamo fatto molto, ci stiamo espandendo. A breve faremo un giro anche per capire com'è la mappa di gioco, ma penso che mi sposterò qua sopra e andrò a tirare delle crocche a lui che mi sembra, insomma, propenso. No, qual era? Non era quello propenso alle crocche. Mi sa che non l'abbiamo sbloccato ancora. Vabbè, insomma, poi andremo a vedere a chi dare i primi schiaffi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!